e lui, dopo aver detto prendo un punto a caso, si alzò e sorridendo al suo pubblico lesse ad alta voce dei brani tratti dal suo eterno capolavoro intitolato Domani lo sapevo. La novità che abbiamo fatto sold out anche quest'anno, grazie a Dio, lo spettacolo, sì, naturalmente dentro ci sono alcune cose che sono cambiate, perché essendo uno spettacolo fatto a blocchi anche i ragazzi hanno voluto rinnovare un po' di cose, però come l'anno scorso si ride moltissimo e i ragazzi sono molto bravi, quindi vi invito a venirla a vedere se trovate ancora dei biglietti, perché è veramente difficile adesso. E si canta grazie a Pippo Lamberti, che è un po' l'anima musicale dello spettacolo e anche della mia vita artistica, per cui, perché ce l'ho avuto sempre vicino, e quindi sono contento che anche questa esperienza la stiamo condividendo insieme. Devo dire che loro, come dire, sono molto bravi a lavorare insieme e sono stati molto bravi anche a farlo prima del mio avvento, nel senso prima che io venissi a, come dire, consigliargli a dare una via a questo spettacolo, perché sono 7 ragazzi intelligenti e quindi a parte che non sono neanche più tanto ragazzi, quindi hanno capito che lavorando insieme si può crescere. È vero che siamo in un momento in cui ci sono delle battute che un tempo si facevano e che adesso non si potrebbero più fare. Questa però è una tristezza che va combattuta fregandosene, continuando ad avere solo la risata come metro di giudizio. Io è una vita che faccio questo mestiere e che continuo a pensare che se una cosa fa ridere si può dire, se non fa ridere è meglio non dirla. Ma è più divertente fare il regista, anche perché quello è un mestiere che è il mio mestiere. E fare il presidente di Palazzo Ducale è interessante, è faticoso a volte, è più faticoso perché ci sono anche cose burocratiche e la politica soprattutto c'è di mezzo, che è un po' più fastidiosa soprattutto se non sei un politico, però anche fare il presidente di Palazzo Ducale è una bellissima esperienza.